Ettore D'Alberto Albertoni, che conoscevamo come Presidente del Consiglio della Regione, ma che è tornato ad insegnare storia delle dottrine politiche, proprio come il professor Gianfranco Miglio. Allora, partiamo proprio da qui. Secondo lei c'è in questo momento una sorta di riscoperta del pensiero di Miglio? Sì, direi più che una riscoperta c'è un incrocio virtuoso tra una situazione politica che ha messo in primo piano la tematica federalista e il pensatore giurista e scienziato della politica Miglio, il quale questo tema ha sempre trattato nel corso dell'intera sua vita di studioso. Quindi non è tanto una ripresa di carattere politico-politicante o di moda, è la riscoperta, se si vuole, di un contributo importante che viene da una personalità come Emilio, che ha sempre avuto negli anni passati non pochi ostracismi da parte di colleghi invidiosi, ma anche e soprattutto da parte di ambienti politici legati a una dimensione clerico-comunista che è stata dominante ed egemone su una parte cospicua del mondo cattolico in questi anni. Il professor Miglio aveva evidenziato anche dei federalismi falsi, che avevano poi subito una sorta di degenerazione. Secondo lei, cosa penserebbe del federalismo di cui si sta discutendo attualmente? Beh, io direi che Miglio, da buon realista, da buon scienziato, discuterebbe del federalismo che c'è già. Cioè nella Costituzione repubblicana, così come dimostra l'esperienza della Regione Lombardia, ci sono tre spunti che noi abbiamo tutti recepiti e abbiamo poi trasformato in proposte molto concrete o addirittura in solide realtà. La prima riguarda l'articolo 116, terzo comma della Costituzione, vigente, che prevede che una regione possa chiedere nelle forme previste da una procedura particolare che è di negoziazione col governo, forme e condizioni particolari di autonomia. Io sono convinto che Emilio, se fosse ancora tra noi, e sentiamo molto la sua mancanza, si sarebbe impadronito di questo strumento normativo, avrebbe fatto sicuramente propria la proposta della Regione Lombardia in 12 materie, capendo che in questo modo veniva quasi a cadere, quasi totalmente, se non di diritto, almeno dal punto di vista costituzionale, questa distinzione tra le regioni a statuto speciale, che godono di particolari privilegi ormai molto datati, e le regioni a statuto ordinario, che devono ancora affermare la loro natura eminentemente istituzionale di governo e di sede di legislazione.